allora la scelta di inserire nelle bottiglie la definizione nuoce gravemente alla salute a prescindere ha due elementi che ci preoccupano. Uno, che ovviamente viene applicato da una nazione che non è famosa per i suoi vini. In Irlanda io temo che vino non ne producano, almeno vino che è fatto con l'uva, perché adesso si parla anche di altri prodotti che vogliono denominare con questa attribuzione nobile. Che cosa avviene? Da una parte ti indirizzano verso bevande che invece vengono realizzate in industria, in laboratorio, iperprocessate. E dall'altra parte c'è un altro elemento. Che cosa bevono gli irlandesi? Distillati, la birra la usano per idratarsi, ma bevono distillati ad alta gradazione, che oggettivamente fanno più male. Io ho, credo a tutti sia capitato, tanti medici che ti dicono un bicchiere di vino non fa male, anzi fa bene. Non ho sentito mai qualcuno dirmi un bicchiere di whisky ti fa bene. Questo elemento che cosa produce in Irlanda? Che loro hanno una, tra virgolette, aggressione positiva del vino che comincia a entrare nei loro mercati in maniera pesante e rischiano di sostituirlo ai loro distillati. Inserire la stessa dicitura, tanto nel vino quanto nel whisky o in prodotti con una gradazione ancora più alta, produce ed in genere nella persona il convincimento che è la stessa cosa, e allora se uno beve whisky continuerà a bere whisky e non sceglierà il vino. È un danno. E lì noi dobbiamo aprire insieme ad altre nazioni, perché poi questa cosa non è che colpisce solo l'Italia. Certo, l'Italia insieme alla Francia e alla Spagna sono i primi soggetti che vengono penalizzati dall'utilizzo di un'etichetta di questa natura. Ieri riflettevo quale sarà il produttore che avrà voglia di mettere sulla sua bottiglia, anche solo le bottiglie che vanno in commercio in Irlanda, nuoce gravemente alla salute, per poi vederla pubblicata magari su internet con quella dicitura, e quindi si rischia quindi di chiudere quel mercato a tutti quelli che non vogliono rischiare di penalizzare il loro prodotto con una aggressione di questa natura che fa il paio, ripeto, sempre con altre scelte in questa fase che l'Europa sta provando a fare e che deve vedere contrapporsi a questo modello una alleanza tra le nazioni che hanno un comune sentire su questi temi, ma in particolare per quanto ci riguarda un atteggiamento ben diverso da quello che abbiamo tenuto nel tempo come Italia, in cui dobbiamo pretendere il rispetto di una delle tre nazioni fondamentali che tengono in piedi questa Unione Europea.